La sicurezza sulle strade, la lotta alle truffe nei confronti degli anziani e contro la dipendenza da gioco, al centro di un importante programma di sensibilizzazione strutturato in più fasi, promosso dall'amministrazione comunale di Chiavenna, che coinvolgerà grandi e piccoli per tutto il 2016 attraverso incontri e iniziative ad hoc con il coinvolgimento delle forze dell'ordine. La prima fase, anticipa il comandante della Polizia Locale Maurizio Frenquelli durante la presentazione, sarà incentrata su un tema molto importante per il territorio, la sicurezza stradale. Per i giovani parleremo dei bambini di 4 anni fino ai 20 anni, col progetto di educazione stradale. Per quanto riguarda le quinte superiori parleremo soprattutto per la guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e quest'anno abbiamo questa grossa novità: porteremo degli occhiali che simuleranno a posizionarli proprio l'ubriaco, la guida in stato d'ebbrezza. Gli faremo vedere proprio come si percepisce la strada, i colori, i segnali in stato di ebbrezza. Ecco, a proposito del corso di sicurezza stradale, una curiosità: è stato richiesto proprio dagli anziani per riuscire a essere aggiornati sui cambiamenti del codice. Certo, sono stati i primi a chiederci, del resto hanno la patente da tanti anni e giustamente ci sono stati vari cambiamenti negli anni, sono i primi interessati a queste grosse novità sulle norme di comportamento, sulla patente e soprattutto il comportamento in caso di incidente, anche per evitare raggiri in caso di incidente stradale. Anche in questo caso gli anziani, non conoscendo come va compilato magari una constatazione, sono incappati in truffe. Compileremo insieme a loro la constatazione amichevole per far vedere esattamente come si compila e come si cerca, come ci spiegheremo, per evitare di essere truffati anche sulle constatazioni amichevoli, che purtroppo ci sono danni economici e la gente cerca di raggirare queste cose. Ai carabinieri il compito di incontrare la cittadinanza per spiegare come fare per difendersi dalle truffe sempre più frequenti, come spiega il vice comandante della stazione cittadina dell'arma Roberto Folini. Purtroppo spesso e volentieri capita che alla porta di anziani si presentano delle persone, soprattutto in borghese, e si identificano come carabinieri, polizia o finanzieri, e queste persone, uno dei modus operandi che utilizzano è quello di chiedere a queste persone anziane se hanno dei soldi in casa, dicendo che da indagini effettuate vi sono delle risultanze che circolino dei soldi falsi all'interno della giurisdizione. Le persone anziane forniscono questi soldi a questi soggetti. Oltre a questo, anche chiedono di entrare in casa delle persone anziane, di mostrare loro se hanno degli oggetti di valore, soprattutto monili in oro. Queste persone, questi truffatori, prendono questi monili in oro, li portano via con una scusa che può essere quella di controllare o di fare chissà quale accertamento, e ovviamente questi monili in oro le persone anziane non li rivedranno più. Noi cerchiamo di sensibilizzare la popolazione dicendo che noi innanzitutto non ci presentiamo nelle case degli anziani vestiti in modo borghese, ma abbiamo sempre delle divise, e poi non chiederemo mai alle persone di darci soldi o oggetti di valore senza un valido motivo, o comunque diciamo alla persona che deve venire a portarcela lei direttamente in caserma. Terza ed ultima fase: contro la ludopatia si terrà diversi incontri per spiegare i rischi che si corrono giocando. 90 locali con macchinette a Chiavenna, ed ora, spiega il vice sindaco Davide Trussoni, si stanno valutando agevolazioni per le attività che scelgono di rinunciare alle slot machine.